Dai, veloce, tre. Ma il latte? Ha rotto tutto, raga. Non mi piace. Ciao, unicorni. Oggi c'è Riccardo, c'è Fuffolo, raga, c'è Fuffolo. E quindi? Se magna. Se magna con Fuffolo. Come recita la mia maglietta? Se magna. Una maglietta. Sì. Ma questa la voglio. Effetti dovresti averla pure tu una maglietta Semagna. Perché ormai sei la nostra cavia per assaggiare le cose insieme a noi. Fateci sapere se le volete anche voi. Magari boh. Arriveranno i video anche degli assaggi di Natale. Ho avuto paura. Ok, no, per un attimo. Ti sto avvisando che sarai partecipe anche con noi agli assaggi di Natale. Okay. Quindi mi raccomando, se volete il video assaggi di Natale, spolliciate. Soprattutto, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, che cosa dovete fare? Dovete essere iscritti al canale, lasciare un like a questo video e soprattutto lasciare tanti commenti giù, che noi tutti andremo a leggere, anche Fuffolo, perché anche lui andrà a leggere. Detto questo, oggi andremo a provare tre cose che per noi sono delle novità, ma magari voi già ve le mangiate 100.000 volte, ok? Però per noi sono novità. Sono novità perché è la prima volta che li assaggeremo. Cosa assaggeremo oggi? Allora, iniziamo. Sono tre, uno. Allora, io già sto sollevando. No, assaggiamo tutti, tutto. Assaggiamo tutto, tutti, sì, sì. Allora, le gocciole al caramello. E non so perché queste gocciole mi ricordano Elettra Lamborghini. Saranno le gocciole, il maculato che mi ricorda l'arancione. Qualcosa. No, perché l'arancione. Le Lamborghini sono arancione. No, quindi parlo proprio di Elettra, non della macchina. Elettra Lamborghini mi ricorda l'arancione. E quindi qua abbiamo le gocciole arancione e il caramello. Perché il maculato è super giù di questo colore. Poi abbiamo le tartelle cuor di mela. Vedete, è aperto, sì. Perché queste tartelle vengono direttamente da mia madre, che mi ha detto a me non sono piaciute. Assaggiatele tu, Andrea, e vedete se vi piacciono oppure no. E quindi andremo a provare queste tartelle cuor di mela, novità della Mulino Bianco. E per finire, ma non per importanza, una cosa che non trovavamo a Siracusa mai, ragazzi, cioè mai. I cornetti killer. E so che sono introvabili pure. Dove li avete trovati? Almeno noi qua a Siracusa siamo nel quarto, quinto mondo. Le cose arrivano sempre dopo in Sicilia. E quindi queste qua le abbiamo trovate. L'ultimo pacco al mondo ce l'abbiamo noi, ragazzi. Allora, quindi, io direi che questi li lasciamo per ultimi. Sì, assolutamente sì. Così non ci andiamo. Iniziamo con. Iniziamo. Ma non erano alla Nutella, erano al cioccolato. Cioccolato? Perché tutti dicono Nutella, raga? Comunque, vabbè, lasciamo. Va, infatti. Io ero vabbè, comunque, iniziamo dal biscotto. Qui ci sono i tovagliole. Facciamo un tovagliolo a testa. Un tovagliolo a lei. Ma sì, dai. Un tovagliolo a lei. Grazie. E un tovagliolo a moi. Il bavaglino? No, il bavaglino non ce l'ho. Ah, no, così. Ok, iniziamo dalle gocciole. Non serve. Apri queste gocciole di caramello. Prego a lei. Special edition. Vai. Attenzione. Special edition di Elettra Lamborghini. Apriamoli bene, non rompiamo tutto il pacco. Noi facciamo palestra proprio per questi momenti. Vai. Non voglio distruggere tutto. Scarta, ragazza. Ci saltare sette denti. Prima l'odore. Ok, vai. Smell. Vai. Madonna, allora, si sente il cioccolato tantissimo. Mamma mia, io ci sento tanto il caramello. Mamma mia. Il caramello, sì, il dolce del caramello. Mamma mia. Allora, intanto la gocciola si presenta a gocciola. È la classica gocciola, un pochettino più scuretta con... Però gocciole. Non gocciola, comunque. Dai, veloce, tre. Ma il latte? Tre, e non ce l'abbiamo il latte, raga. Il latte, non ce l'abbiamo il latte. Tre, puoi fare quella... due, uno. Via. L'odore è già, mega galattico. Ah, senza olio di palma, perché lo sto leggendo ora. Mamma mia. Allora arriva subito il cioccolato, un po' di resta tutto il caramello dietro. Sì. E il caramello è tipo il retrogusto, arriva dopo. È vero, subito senti il cioccolato. Bello. Mamma mia, ragazzi. Grazie. Aspetta. No, non morire perché non abbiamo l'assicurazione nei video, vai. I nostri ospiti potrebbero anche starci. Più che altro c'è. Ci sono, penso, delle pepite di caramello all'interno. Sì, è buonissimo. Non si rompono bello. Bravo, mamma mia. Questo salvalo per dopo. Siamo qua di lato così. Allora. Voto 10. 9 e mezzo, proprio perché mi voglio mantenere quel mezzo punto per il latte. Ok. Anch'io ho 9 e mezzo. Ok. Ragazzi, quasi... però ve li consigliamo alla stragrande. Top. Cioè, questi qua io potrei finirmeli in una sera in te. Cioè, proprio messo davanti al Netflix. Ma dici a cagarella?
Vabbè. Vabbè, dettagli. Ora, detto questo, ora proviamo le tartelle cuor di mele. Ora non ce ne mangiamo una a testa, perché sennò tipo stiamo qui fino a domani. Però io ne prendo una e si... Allora, la forma è questa, ok? Ma diciamo che non mi piace completamente come si presenta la presentazione. A meno che non avevo tanta fame da mangiarcene una a testa. È un po' sciatta. Sì, ma non è... ci stiamo, il video dura fino a domani. Allora, tipo la forma delle camille. Chi è Camilla? Le camille, quelle alla carota. Le mangiate mai? Hashtag le camille, ragazzi, perché... Ma chi si chiama Camilla, commenti qui sotto. Forse non ne ho iscritti che si chiamano Camilla. Allora, a me puzza. Una ce la dividiamo. A me puzza. Dai, dai, dividetevela intanto. Dividiamo, sembro il prete in chiesa. Cos'è l'ostia? Vai, vai, ecco, voi mangiatela così o così. Tre. Allora, intanto l'odore com'è? Di mela. 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 Mela cotta. Sì, mela cotta. Mela verde. Ma che mela verde? Me la mangio. 3, 2, 1, via. Oh. Me la mangio, non si possa più. Non mi piace. Come no? Beh, le classiche. Le classiche ciambelline della Mulino Bianco. Ma che? Della mela. No, raga, ma sono tipo di stantio. Non mi piace. Beh. Non mi piace. Allora. Non mi piace. No, non mi piace, ragazzi, non mi piace. No, non è di mio gradimento. Allora. Io non dire, non le comprerei apposta. Manco ecco. Io, ma manco io. Cioè, se dovessimo comprarle per mangiarle, non. Cioè, preferisco delle crostatine all'albicocca. Ecco, forse mia mamma aveva ragione. Io il sapore di mela? Il sapore di mela ci sta, però... Ma io sento una mela molto lontana andata in vacanza. Allora, c'è da dire che ci sono i pezzettoni di mela. Forse tu ne hai preso poco e quindi non l'hai beccato. Non mi piace. La mela c'è. C'è, però, insomma, non... No, ragazzi, allora... Oddio, non farei colazione con questa, no, la merenda. Allora, voto, ora te le regaliamo, delle volte, ti piacciono? Io do una sufficienza, 6. Il cibo non si butta, il cibo non si spreca, va tutto nello stomaco di Fuffolo. Che mangio pure i sassi. Io ci lo voto 5, ma semplicemente perché a me mi sa di stantio. Io do 6, cioè non è che sono male, sono buoni, ma... Non sono il top. Vorrebbero, sì. Ma non sono. Tu? Sì, sì, hanno del potenziale, ma non si applicano. Non lo sfrutto. Ecco, io a scuola. E adesso la parte forte, ragazzi. I cornetti, questi qua della Kinder al cioccolato. Ora ho tante aspettative, raga, che voi non ve lo potete immaginare. A parte che qui si vede che ci sarà tanto cioccolato dentro, ma sono sicura che ci sarà. In siciliano si direbbe una sputazzina. Però, cioè, un po' una. Diciamo goccia. Un cicinino, un non nulla. Che, ma dentro quindi non c'è la Nutella. No, e già questa per me è una grandissima. Ma scusa. Anche perché la Nutella è Ferrero, quindi come può essere. Kinder Ferrero! Ferrero è della Kinder. Ma lui è il Ferrero. Kinder Ferrero. Quindi perché non hanno messo la Nutella? Ma che ne so, ma cosa hanno fatto? Hai distrutto il pacco. Ma resto immobile qui senza parlare. Vabbè ragazzi, si rompe lo stesso, non fa niente. Fatto. Ah! L'ha rotto tutto, regà! No, tutto no. Allora... ma sono bicolor! Cioè, allora, sono disegnati i cuori pure bicolor. Ragazzi, questo è una testa, io, cioè... Una testa, Marò! No. Vabbè, boh. Lo vuoi dividere? Allora, sapete come le aprivo io a scuola? Non so se vuoi... Così! Ehi! Rischiamo che li squacquara qua. Lo squacquara qua! È diventato una cosa un po' così... Vabbè, te lo mangi uno! Certo! È diventata una spiacichella! Tre! Aspetta, tre! Però aspetta! No, ma devo aprire, devo aprire! Sa di briochina normalissima. Eh sì. No. Sa di brioche. Però già vedo che qua un po' di tiro di cosa sta uscendo. Vabbè, 3, 2, 1. Poverino, però dai. Ah, intanto lo apro. Beh, allora un po' c'è. Certo, guardate l'immagine così che e poi gli arriva questa cosa, cioè un po'. Facciamo, aspetta, rifacciamo il paragone. Facciamo il focus. Raga, che è sta cosa? Le bubole l'hai distrutto. 3 2 Ma non è che il mio è diventato una spiaci. Vabbè, ma non è che voi avete tanto cioccolato. Sì, eh? No, però la tua è diventata una spiacichella. 3 2 1 via. Oh. Ma te lo sei messo tutto in bocca? No, qua è la punta, messo. Esatto. Ah, devo dire però che il mio è pieno di cioccolato, fino alla punta il mio. Che non fortuna. Non so il vostro penso di no. Ah, sì. Ma sì? Ma... Allora. È il classico, è il classico cornetto della Kinder, Bauli, queste... Della Bauli, bravissimo. Con un impasto un po' più cioccolatoso, perché c'è l'impasto al cioccolato. Sì. Sì. Senza infamia né lode. Bravo. Ma aspettavo questa cosa, raga. Mi aspettavo un'esplosione. Esplosione cosmiche! Di sapori. Di sapori. Oh, è buona.
Però ecco, le mangerei, le comprerei. C'è in offerta. Ah, è un cornetto col cioccolato. Una briscina al cioccolato. Buona. Cioè, ci aspettavamo tipo di meglio. Però io ce allora l'ho è sei. Buona. Io ce l'ho 6 a questo. Dai, un 7 ci sta. Tu? Li avete già assaggiati voi, raga? Io anche do 7. Cioè, non sai quanto le tartelle, no? No, le tartelle. Perché comunque l'impasto è morbido, buona. L'impasto è morbido, non è secco. Beh, diciamo che più lo sto masticando, più mi sta piacendo. Quindi io cambio il mio voto da 6 a 7. E già aumenta un punto. No, no, perché più lo sto mangiando, più mi sta. Poi magari anche riscaldato potrebbe sapere ancora. Per 10 minuti è 8. No, vabbè. Beh, riscaldato secondo me dà uno un sprint in più. Ah. È riscaldato nella friggitrice d'aria. Potrebbe dare. Che ti fa anche la crosticina quella un po' più dura. Da provare. Magari un vlog lo potremmo provare quando facciamo una 24 ore oppure. Va bene. Se lo provate fateci sapere giù nei commenti. Se vi è più. Fateci sapere cosa ne pensate voi di queste cose. Se le avete provate o meno. Non ho capito niente, va bene. Anch'io. Detto questo, noi vi mandiamo un grandissimo bacio. Super mega iper puntato. Vi vogliamo ma bene. È finito. E noi. Sì, è finito. Vabbè, poi perché noi poi continuiamo a mangiare. Ah, dopo. Cioè. Certo. Spegniamo e mangiamo. Certo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Cicogne, ricordate se magna sempre. Se magna. Ora si digerisce però. Magari dopo. E ora si rutta. Basta, troppi hashtag. Si rutta.